Diplomato, 25 anni e studente di giurisprudenza all'Università di Pavia. Questo è il profilo di Edoardo Moncalvo, nuovo assessore al bilancio del comune di Novi Ligure, scelto dopo le dimissioni per ragioni professionali del suo predecessore Maurizio Delfino, rimasto in carica poco meno di un anno. Assumerà inoltre le deleghe a patrimonio e personale, mentre quella alle partecipate andrà direttamente al sindaco Giampaolo Cabella. In giunta mancava una figura giovane, quindi adesso possiamo dire che almeno anagraficamente tutta la cittadinanza è rappresentata in giunta, in quanto abbiamo appunto una giunta molto eterogenea sotto questi aspetti, quindi abbiamo persone di ogni età. E sarà mio compito portare avanti non solo le istanze dei giovani, ma di tutti, però il fatto di essere anche magari un punto di riferimento per i giovani è importante, soprattutto in un contesto, un momento politico dove i giovani sono sempre più sfiduciati, tristi dalla politica, non hanno figure di riferimento, non si sentono assolutamente coinvolti e quindi ritengo giusto partire, oltre che dalle idee, anche da una rappresentanza giovane in giunta. Quindi è fondamentale questo e spero di essere un esempio per molti altri giovani che abbiano voglia in altri comuni di mettersi in gioco e dedicare tempo alla loro città. Un incarico delicato per il classe 1996 che dovrà da subito affrontare questioni di grande rilevanza per la città. In primis la vicenda CIT. Entro metà novembre si saprà infatti chi, tra la Romana Trotta e la Pavese Stav, si aggiudicherà l'85% delle quote del consorzio intercomunale trasporti di cui Novi è l'ente capofila. Moncalvo avrà inoltre il compito di ricucire i rapporti tra amministrazione e macchina comunale, pesantemente incrinati dopo le forti critiche mosse dal suo predecessore nei confronti di ragioniere capo, segretario comunale e revisori dei conti, che avevano dato parere contrario alla delibera di ricapitalizzazione dello stesso CIT. L'altra questione importante su cui insisterò molto sarà appunto il decoro urbano e le asfaltature, la manutenzione stradale, perché sono i due punti su cui come consigliere ricevevo più critiche dopo 2 anni e mezzo di mandato, e mi rinfacciavano sempre questo aspetto, che qualcosa era cambiato ma non ancora, non abbastanza. Quindi per rispettare tutte le promesse fatte in campagna elettorale serviranno più risorse su queste cose e sarà mio compito dare un indirizzo politico che andrà in questa direzione. Moncalvo, che lavora part-time in Regione Piemonte come assistente del gruppo del Carroccio, lascerà quindi una sedia vuota in consiglio comunale che verrà occupata da Barbara Garrone, al momento prima tra gli esclusi tra le fila leghiste. Dovrà inoltre essere sostituito come presidente della commissione urbanistica.